Ah, ma questi sono i vigili urbani che hanno preso a manganellate la trans a Milano. Li avranno sicuramente licenziati. No, no, l'hanno distaccati a servizi interni. E non li hanno nemmeno sospesi. E no, finché non c'è la denuncia della vittima non c'è reato. Però ci stanno le botte. Ma in Italia funziona così, anziché stare per strada l'hanno messi a lavorare in ufficio. E questo invece è il carabiniere che a Livorno ha preso a calci in faccia un ragazzo. Vabbè, ma stiamo a parlare di un rapinatore. Che però era già stato immobilizzato. Sicuramente il carabiniere sarà stato licenziato. No, no, trasferito ad incarichi non operativi. Cioè, lavora ancora? E certo, che fai? Licenzi il carabiniere per un eccesso di enfasi? Poi in Italia funziona così. Ecco Marco Santa Caterina. Grande Marco, tu pensa, questo qua c'ha 24 anni, fa il fattorino in una pizzeria e ha chiesto 2 giorni di permesso per andare come volontario ad aiutare in Emilia Romagna a spalare il fango. Sicuramente gli avranno dato una medaglia al valor civile. No. Un pubblico riconoscimento. No, hanno licenziato. E perché? Come perché? Manchi 2 giorni dal lavoro e il titolare della pizzeria del licenzi. Poi in Italia funziona così. Amore, notiziona, ho avuto uno scatto di livello sul lavoro e un aumento della paga. Assassina, finirei su tutti i giornali. Perché? Perché in Italia funziona così, se c'è avuto un aumento del stipendio eppure una promozione, tu sicuramente hai ammazzato qualcuno.